corriamo verso quella palla lì. Okay. Questo dell'anno 2022 costituisce il secondo appuntamento dei processi di qualificazione territoriali che io svolgo in Campania. Ci eravamo visti nel periodo fine inverno, inizio primavera, e ovviamente questo è un po' il compimento di questo processo annuale di qualificazione. Noi esploriamo tre settori, esploriamo il settore motricità, il settore tecniche pallavolistiche e il settore capacità di gioco. Quindi nel settore capacità di gioco abbiamo riscontrato un dinamismo, un maggiore controllo del movimento e soprattutto dei punti di riferimento che determinano poi i movimenti sul campo. Buono, bene, 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 di là, forza, bravo, bravo. Bisogna essere sinceri col direttore tecnico, con Menca, diciamo sempre che quest'estate forse per la pallavolo italiana sarà irripetibile. Noi speriamo di no, speriamo che ci sia anche qualche altra estate che verrà così bella come questa ultima. La forza della nostra federazione è il fatto di aver creato negli anni una filiera e che questa filiera, anche cambiando i protagonisti, i responsabili, è rimasta sempre viva. Stiamo lavorando con due trofei, con due regional day per stagione, che è il raddoppio praticamente dell'attività che abbiamo fatto fin qui. Dal 2021 siamo ripartiti con questa idea. Adesso ovviamente, se il territorio, se le regioni ci danno una mano, così come la Campania in prima linea per questo, credo che ci sarà soltanto da essere felici per questo e da cominciare questa attività. Il Club Campania è un progetto che in passato abbiamo stimolato e spinto moltissimo in tutte le regioni, cioè il Club Regione, è un'iniziativa che implementa notevolmente le opportunità di gioco, le opportunità di crescita tecnica delle ragazze che ne entrano a far parte, e soprattutto sintetizza all'interno di questo gruppo le varie scuole che all'interno della regione concorrono a definire bene l'attività giovanile. È un investimento molto importante che la nostra federazione regionale fa sui propri atleti e sulle proprie atlete. Ci siamo resi conto che c'è bisogno di fare qualcosina in più e di provare a promuovere un gruppo di atleti maschi e femmine che possano in futuro rappresentare la Campania ai massimi livelli. Far parte del Club Campania, secondo me, è un qualcosa che è molto importante per l'attività formativa delle ragazze, e di conseguenza io sono stato da sempre favorevole a questo tipo di iniziativa. E non sfugga un altro particolare: finalmente anche il Sud è al centro dell'attenzione della nostra federazione, perché al di là delle iniziative del passato, finalmente adesso, notizie dell'ultimo Consiglio federale, questo Club Italia del Sud Italia, del Sud, partirà praticamente con l'ultima settimana di novembre, ed è un'iniziativa che vedrà protagoniste ragazze delle sei regioni del Sud, ovviamente con direttore tecnico Marco Mencarelli e col sottoscritto che darà una mano per la sua provenienza, per l'amore che ha per le sue terre, per il suo Sud. E faremo di tutto perché questa cosa possa diventare nel tempo una bella palestra per dei grandi talenti della pallavolo italiana, nati anche sotto un certo parallelo.